L'appuntamento rientra ormai tra gli incontri classici dell'estate cusiana e anche quest'anno la nuotata sotto le stelle a Orta San Giulio, giunta alla quinta edizione, ha riscosso un successo che è andato oltre le più rosee aspettative, con in acqua oltre 500 appassionati. La manifestazione organizzata dal Centro Incontro Legrese con la collaborazione dell'ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo del Cusio e del Verbano, vedeva in palio il trofeo Luigi Stringara alla memoria. Ancora più degli anni scorsi a prendere via nelle tre gare numerosi turisti, molti dei quali provenienti dall'estero. In modo particolare a raccogliere applausi è stata una signora della Bielorussia, Elena Grinevich. Quanto ti piace il Lago d'Orta, Elena? Tanto, tantissimo. È molto bello il lago, l'isola San Giulio è una isola meravigliosa. E poi soprattutto il calore della gente che ti accoglie qui. Tutto come da pronostico, con diverse gare che hanno preceduto la nuotata clou, quella al buio, con i partecipanti segnalati ciascuno da piccole boe luminose con luce LED. La gara è divisa, come sapete, in tre fasi. La prima fase per i bambini, la seconda, quella più lunga di 1400 metri, è per i senior, mentre quella in notturna è con un percorso illuminato. Il referente dell'ADMO, Paolo Andreoli, ha posto l'accento sul valore morale dell'iniziativa, tesa a raccogliere adesioni a favore della donazione. Anche questa manifestazione promuove l'attività di sensibilizzazione per la cultura della donazione del midollo osseo. Se infatti vedete le magliette, vedete che c'è la dicitura un bacino per ADMO. Ed è una preparazione della traversata che ci sarà a Petenasco il 9 settembre, per l'appunto la traversata classica organizzata dalla canottiera Lago d'Orta e dall'ADMO. Per la cronaca, a trionfare nella gara sotto le stelle di 400 metri sono stati Greta Delfini per le donne e Sandro Vezzani tra gli uomini.